partito rivoluzionato in Toscana, che impronta ha adesso? All'impronta di un forte rilancio della nostra azione sul territorio. Tra poco in conferenza stampa lo diremo, presenteremo molte iniziative che intendiamo fare da qui alla fine dell'anno, e di un forte rilancio per le nostre attività di opposizione al governo della regione, che anche in questi giorni non ci sta mostrando niente di buono. Quindi intendiamo, con questa nuova squadra, una squadra che ha avuto come obiettivo quella di valorizzare persone nuove che si sono impegnate, ma anche ovviamente salvaguardare i percorsi politici di persone di grande capacità. Dunque è stato un mix costruito, credo, con la soddisfazione e la gratificazione di tutti. Ecco, un rilancio serio, completo della nostra iniziativa politica, perché noi siamo convinti che fra 5 anni il centrodestra governerà in questa regione e Forza Italia sarà protagonista in questi 5 anni. Insieme alla Lega, che rapporti ci devono essere anche in Toscana con la Lega Nord? Saranno rapporti costruttivi, positivi. Una cosa è certa: con la Lega siamo d'accordo nel fare opposizione al governo di questa regione, e su questa base sono sicura che cominceremo a fare un lavoro comune, perché la Lega è una forza in crescita anche in questa regione, noi siamo una forza consolidata. Io sono molto ottimista, le prime cose che abbiamo visto ci hanno dimostrato che si tratta di due partiti, il nostro e la Lega, che hanno intenzione di collaborare e di fortificare il lavoro dell'opposizione. Il risultato dei ballottaggi vi ha dato coraggio e entusiasmo? Sì, ci sono stati risultati sorprendenti che hanno sorpreso non soltanto la Toscana, ma un po' tutta l'Italia. Quello che è successo a Pietrasanta, ma ancora di più ad Arezzo, ha dimostrato che laddove si riesce a tenere insieme tutta la forza del centrodestra e si ha un candidato spendibile e credibile, non importa se politico della società civile, ma spendibile e credibile, si vince, e si vince anche contro gli auspici peggiori. Per cui quello per noi è stato davvero il lievito per accelerare questa fase di rilancio, e io sono convinta che anche nel prossimo appuntamento amministrativo, l'anno prossimo, ci saranno dei buoni risultati a partire da Grosseto.